Di nuovo, eccoci qua, di nuovo in diretta quando sono le 11:08 minuti primi. Questo è Ciao Mamma dalla vostra Telereggio, anche su Teleducato. Quest'oggi con Andrea e Giorgia Costa che ci fanno veramente l'onore e il piacere di venirci a trovare in questo giorno di festa. Quando è che riprendete le scuole, Giorgia? Il 18. Martedì? Sì, il primo giorno di vacanze era giovedì, ieri. Ah, ieri? Mi sembra, ti fanno lavorare anche stamattina, mi sa. Senti, cosa state facendo a scuola? Tu fai, che classe fai, Giorgia? La prima media. Prima media? È stato difficile passare dall'elementare? No. No, normale. Ma magari ti sei ritrovata con i compagni di scuola dell'elementare, quindi... Sì, alcuni... Cioè, c'erano anche un po' mescolati le classi. Siete una classe mista? Nel senso, prima eravamo... all'elementare eravamo divisi in... in classi con componenti... Cioè, mi sono trovata con componenti che... in classe che l'elementare nella mia classe non avevo. Ah, ho capito. Beh, certo. Hanno rimescolato un po' le carte. Beh, giusto. È giusto così. In prima media che cosa si studia? Si studia letteratura, storia, geografia, tutte sì, le materie? Esatto. Tutte le materie. Mi dicevi prima che insomma ti piace la letteratura, l'epica? Sì. È vero? Sì, cosa stai studiando adesso? In epica e l'Odissea. L'Odissea! Adesso non è ancora arrivata la Divina Commedia, è vero? Quando fatti non foste a vivere come bruti. Ma per servirvi tutte conoscenze. Tra l'altro questa, io non so se te lo ricordi, forse a Reggio non ci sei. C'era questa scritta al cinema di Amicis, che adesso si chiama Il Corso, proprio... Sai, in questa specie di teatro c'è scritto fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire frase famosa che disse appunto Ulisse a Dante. Ulisse, ti piace come personaggio Ulisse? Sì. È uno che insomma aveva voglia di imparare, di scoprire, di fare. Un po' come te, perché ho tanta passione di cucina. Adesso le facciamo una domanda tra bocca. Come si chiamava? Sì, esatto. Il padre di Ulisse. Laerte. Ah, ma che brava, lo so che sei tu. Signori professori che siete all'ascolto, insomma, datele già una nota di merito perché questa risposta l'ha saputa immediatamente. Proseguiamo un attimo con la cucina, a che punto siamo? Aperto le vongole. Le vongole si stanno aprendo. Ah, ecco, vediamo un po'. Allora, queste sono le vongole che tu hai messo in acqua normale, sì, o senza niente? Allora, le abbiamo lavate molte volte, quindi cambiando l'acqua spesso per tirare via la sabbia. Per tirare via la sabbia, quindi si mettono nell'acqua, si muovono, si vuota l'acqua, si riempie nuovamente, insomma si fanno andare molte volte fin quando non vediamo più residuo, e questo ad esempio è quello che non ce n'è, vedete, fin quando non vediamo più residuo nella zuppiera. Poi l'ultima volta, senza scolarle troppo, quindi lasciandogli un po' dell'acqua nella quale le abbiamo lavate, si buttano in padella col fuoco molto molto vivo e si copre, quindi è semplicemente un po' dell'acqua che abbiamo utilizzato per lavarle, quella nella quale non c'era più residuo di sabbia, e coprendole con fuoco vivo e con un filo d'acqua si aprono in automatico. Adesso queste sono già pronte. Anche adesso non dobbiamo buttare via del tutto l'acqua che ci hanno fatto, per cui useremo successivamente. Esatto, può tornarci utile dopo, e anzi ci tornerà sicuramente utile. Adesso le vongole sono pronte. Noi per fare il resto degli spaghetti dobbiamo pulire la padella, perché continuiamo a utilizzare questa padella. Olio d'oliva molto abbondante, lo spicchio d'aglio, lo facciamo andare un attimo, non lo rosoliamo neanche, lo scaldiamo appena l'aglio. Poi aggiungiamo le vongole e facciamo andare insieme olio, vongole e aglio, fino a quando sono pronti sostanzialmente gli spaghetti. Poi l'ultima parte sarà vuotare lo spaghetto dentro alla padella, ma lo vediamo dopo, insomma. Allora, dalla regia mi dicono che c'è una telefonata, ci sono anche dei messaggi. Pronto, con chi parliamo? Buongiorno. Sì. Ciao, buongiorno. Ciao, sono la Sara. La Sara, è tua figlia? Questa è la Sara di qui sopra. Ciao, Sara. 4 anni? Ciao. 4 anni. Ciao, Sara. No, adesso ti faccio ciao. Parlare. Sei tu che devi parlare con lei. Ciao Sara. Ciao. Vedi. Cosa stai facendo? Forse non sente, magari. Cosa state cucinando? Oh, sì. Le vongole. Cosa state cucinando? Stiamo cucinando le vongole. Tu hai fatto colazione? Le vongole. Cosa state cucinando? Stiamo cucinando le vongole. Tu hai fatto colazione?
Bene, fai la brava. Sì, dovrebbe ascoltare. Provaci. Sì. Va bene, proprio era sicuro. Sì. Sì. Papà. Sì. Un bacio a tutti. Perfetto. Ciao, amore. E buona Pasqua. Grazie, ma che bello. Ciao. Che bello. Un bel saluto da casa, insomma, come vedi stanno tutti bene. Poi, Sara, la prossima volta ti aspettiamo in studio, Complimenti al sindaco Andrea per la sua abilità di cuoco. Laura, insomma, non è un bel complimento però per un sindaco. No, io sono contento. Cioè, te l'ho detto perché hai fatto questa cosa, quest'altra. No, ma sono contentissimo perché nel 2020 smetto di fare il sindaco, Giusto, è vero. Quindi bisogna che mi inventi un lavoro diverso. Nel 2020? Sì, io smonto nel 2020 da sindaco. Perché 5 sono... anni, no? Giusto, il mandato. Sì, ho incominciato nel 2010, nel 2015 sono stato rieletto e smonterò nel 2020. Cosa fa un sindaco dopo due mandati? Si candida o per la regione o per il Parlamento? Di solito funziona così o no? Non lo so, può essere. Devo dire che facendo anche il segretario provinciale del Partito Democratico, l'idea di restare nell'ambito dell'amministrazione della politica ce l'ho, Però senza farcene una malattia. No, certo. Se qualcuno mi chiederà perché riterrà che io abbia le caratteristiche giuste assumere qualche altro incarico, ci proverò. Altrimenti farò qualcosa di diverso. Te lo auguro di cuore. Ho avuto modo sabato sera di parlare con un funzionario statale che si occupa della gestione delle aree portuali italiane. Che ha avuto modo, visto che il vecchio sindaco di Reggio Emilia adesso è ministro delle infrastrutture, mi ha raccontato proprio che avere a che fare con un politico che ha avuto la possibilità di gestire un comune è molto più facile, si diventa pragmatici per forza. C'è un problema, lui dice che da Rio lo risolve, quantomeno cerca di risolverlo, perché lo si impara facendo il sindaco. Chi fa il politico magari senza avere esperienza diretta di contatto con il pubblico o con il suo cittadino è un pochino più difficile magari, prende tutto un pochino magari più alla leggera. Fare il sindaco è una grande esperienza, perché sei a contatto diretto con le persone e quindi se fai una scelta sbagliata te ne rendi conto immediatamente, ti obbliga a rispondere nel più breve tempo possibile alle esigenze della tua comunità. E quindi sì, è una grande esperienza che io penso aiuti, se qualcuno poi assume qualche altro tipo di incarico, a svolgere meglio anche quell'incarico lì. Però fatemi dire una cosa, è passata l'idea negli ultimi anni che la politica sia qualcosa di brutto, di sporco e di sbagliato, dalla quale stare lontano e anche fare carriera politica ti accende una luce negativa addosso, no? Ma quello lì ha già fatto il sindaco, adesso fa... E a me dispiace che sia passato un po' questo tipo di mentalità. Colpa anche di tanti politici che hanno dato cattivi esempi e hanno screditato la categoria. Però magari non bisogna fare di tutto un erbo fascio. Mi dispiace perché invece quando uno fa 10 anni un'esperienza importante, professionale, perché fare il sindaco è un lavoro a 360 gradi 24 ore al giorno, penso che possa legittimamente, senza che la gente lo critichi, voler mettere a frutto la sua esperienza in qualche altro tipo di incarico, e questa esperienza può anche aiutarlo a gestirlo meglio quell'incarico lì. Per cui un pochino tutti recuperiamo l'idea che se uno fa anche carriera politica non è per forza una brutta cosa, e anzi sta utilizzando la sua esperienza come accade in qualsiasi altro tipo di mestiere. La politica deve dare buoni esempi di sé per allontanare questo tipo di brutta idea che la gente si è fatta, perché guardate che fare politica bene, cioè avendo sempre in testa che vanno risolti i problemi delle persone, non i tuoi, ma degli altri, fare politica così è una delle cose più belle al mondo. Immagino, guarda, tra l'altro martedì prossimo sarà qui con noi il sindaco di Gatteo, tu sai che d'estate spesso facciamo dirette da Gatteo,
non è della tua parte politica, ma vedo per esempio che collabora con tantissimo col sindaco di Cesenatico, sì, sono comuni vicini, che è invece della tua parte politica, ed entrambi comunque si danno da fare, si confrontano, anche questo è stato rieletto a maggioranza, perché probabilmente non conta più adesso una fede politica o un'appartenenza politica, conti i risultati che tu ottieni con la cittadinanza. A livello di amministrazione comunale sì, dopodiché fare parte di uno schieramento politico piuttosto che di un altro dovrebbe significare guardare al mondo in maniera diversa. Ovvio, a livello nazionale è chiaro che è diverso, ci sono scelte politiche che sono differenti. Esatto. Cioè, io voglio essere molto diverso nel modo di guardare alle cose da Salvini, ma proprio tanto diverso voglio essere. Cioè, dubbio, ecco. Ci mancherebbe. Questo un po' è normale che sia così. Giorgia, ti chiedo una cosa, ti piace la musica? Sì. Ti è venuto in mente un pezzo che ti piace ascoltare? Perché adesso il nostro regista te lo va a cercare su YouTube e te lo manda. Qualche canzone magari da Sanremo, qualche pezzo, non so. No. Ci pensi? Sì. O ce l'hai già? Ce l'ho già. Allora dimmela, dai. Occidentali Scarma. Oh, Occidentali. Guarda, Occidentali Scarma, caro, lo dico al nostro Stefano in regia, è già nel nostro hard disk. E quindi se vai a cercare... Ma ti piaceva di più la canzoncina o la scimmia che si muove? No, la canzone. La canzone, no, perché vedo tra l'altro anche molte orchestre che hanno già messo il pupazzo da scimmia. Eccolo qua, allora, abbiamo Occidentali Scarma, prima però ci racconti che cosa avete fatto mentre il papà ci parlava dell'attività di sindaco. Hai preso un po' di misticanza, un po' di verdure. Sì, ho messo delle insalate miste che andranno a fare da contorno per la tagliata di tonno e abbiamo messo a riposare in frigorifero le mazzancolle in gabbia che andremo poi a friggere dopo. Le hai messe a riposare perché si devono raffreddare? Perché così rimangono un po' più chiuse, altrimenti certo, quando si aprono si srotolano mentre si cuociono. Si srotola lo spaghetto, invece se diventa freddo diventa molto più appiccicoso, ecco, che non è un termine tecnico ma ci siamo capiti, e si attacca molto meglio alla mazzancolla, così quando lo immergiamo nell'olio per friggerlo non si apre. Benissimo, allora vincitrice dell'edizione di quest'anno, di qualche mese fa, del Festival di Sanremo, dedicato alla nostra Giorgia Costa, Occidentali Scarma, nella versione appunto di Francesco Gabbani. Eccolo qua. Tutti così, dai, anche tu Giorgia. Allora, Andrea, su questo pezzo poi sono stati scritti ormai dei trattati, perché l'interpretazione l'hanno data diversa, la scimmia di Odissea 2001 nello spazio, cioè che cosa alla fine possiamo stabilire? Che la nostra civiltà occidentale ha bisogno di, non dico di andare a trovare altre motivazioni, però ogni tanto un'ora d'aria per beccarci un po' di nirvana, un po' di mantra, un po' di... Cioè, ci siamo troppo assuefatti al nostro modo di vivere, forse. Secondo me corriamo un pochino troppo e siamo sempre solo orientati sulle cose da fare. Ogni tanto... Troppo pragmatici. Prendere qualche boccata d'aria, come stamattina la Giorgia e io, per me questa è una boccata d'aria. Sì, perché sennò ti toccava stare in ufficio, sentire le persone, risolvere i problemi, che è il tuo lavoro, tra l'altro. Sì, però... a proposito, no, che posso... Certo, cioè, no, leggi i messaggi che arrivano anche sul tuo telefono. Saluto il collega sindaco di Campagnola, Alessandro Santachiara, che mi scrive alle 11:22, tre minuti fa. Quando hai poi finito con gli spaghetti alle vongole, ti ho mandato una mail con un ordine del giorno che mi volevo proporre in consiglio. Arrivo, leggo tutto, no? Intanto grazie. Cioè, quindi, no, bisogna avere anche delle menti estremamente elastiche, stereofoniche se non quadrifoniche. Sì, te vai dal problema sul trasporto al problema dei rifiuti, a chiudere il bilancio del comune, alla bambina che la devi portare a fare, che ne so, pattinaggio, al signore che c'ha il problema del cane, cioè, devi essere proprio molto elastico, molto elastico. Beh, cioè, siccome dicono che il nostro cervello viene utilizzato di solito in minima parte, l'evoluzione della specie umana ci porterà magari a diventare più versatili, più intelligenti, tutto quello che volete. Chissà, ti sei mai posto il problema di come sarà il mondo nel 3000, se ci sarà ancora? No, perché dal 1000 al 2000 c'è stato un cambiamento.
ma diciamo neanche dal 2000, negli ultimi 30 anni c'è stato un cambiamento epocale. È veramente io però ho molta fiducia. Che il mondo continui. Che il mondo continui e che possa migliorare, perché effettivamente negli ultimi 30 anni è cambiato tantissimo. Una cosa che mi aveva fatto specie, quel cellulare qui, ma non per far pubblicità, contiene più circuiti e ha un computer molto più potente di quelli che usava la NASA quando ha spedito l'uomo sulla Luna. È vero, ma molto di più. Io ho molta fiducia nelle capacità dell'uomo e che alla fine questa evoluzione tecnologica, di cui abbiamo visto molti effetti negativi, invece ci porti a superare i tanti pericoli che ci siamo creati da soli. Io ho molta fiducia nell'umanità. Nel progresso della tecnica, però, qualche film di fantascienza ha portato a pensare che possa nascere un Terminator. Quindi il dominio delle macchine, insomma, ecco. Per intendersi. Quella è una possibilità comunque. Ah, una possibilità anche quella, però insomma, saremo così somari? No, dai. Bah. Di somaraggini nel mondo ce ne sono tante, non siamo mai stanchi. Come chi ha paragonato, e questo è un altro argomento sul quale ti volevo un attimo sollecitare, ha paragonato le stragi degli agnelli, perché Pasqua e tutti li mangiamo, cioè per carità, voi sapete qual è la nostra posizione, l'abbiamo già sostenuto, ai campi di concentramento di Auschwitz, perché comunque sono stermini di vita. Cioè mi sembra che ci voglia un minimo di equilibrio, credo. Paragonare gli agnelli al genere umano non mi sembra... Anche lì. Evitiamo le esagerazioni. Bravo. Adesso ogni cosa è tifoseria, è esagerazione. Allora, è assolutamente vero che ci sono degli allevamenti intensivi che snaturano il processo e quindi anche lì della moderazione degli interventi vanno messi. Però io conosco anche tanti allevatori e ne posso citare uno, perché un altro collega, una persona straordinaria, Mauro Bigi, sindaco di Vezzano sul Crostolo, è un sindaco e ha anche un allevamento di chianine ed è una persona che gestisce il suo allevamento rispettando i tempi e la vita anche degli animali. E possiamo arrivare a dire che non possiamo più mangiare carne? Insomma, io è un'esagerazione che non accetto. Insomma, ci saranno 101 motivi buoni per cui non mangiare carne fa bene, ma penso che ce ne siano anche 101 di motivi validi per dire che mangiare carne con moderazione non faccia, penso faccia bene, ecco. Quindi ho sentito dei discorsi tipo, vedete che prima o poi gli animali sulla terra, a forza di mangiarli, finiranno e saremo costretti a mangiarci a vicenda noi umani, ma cioè ci sono delle esagerazioni veramente pazzesche. Mi sembra un po' troppo. Oh, l'uomo da che mondo è mondo... Ha sempre mangiato carne. Addirittura. Poi tra l'altro, a proposito di tifoseria, volevo segnalarti la presenza nei nostri studi, perché fai il regista con noi da anni, però ultimamente fa il regista, gestisce 28 telecamere, come è successo l'altro giorno, nelle partite di Champions. E mercoledì prossimo se ne andrà a Barcellona per rifare per Mediaset la regia di Barcellona Juve. Pronto, buongiorno! Pronto Fulvio, sono Laura di Toano. Seguiamo sempre, che è una trasmissione meravigliosa, lo sai che ogni tanto anche ti chiamo. Mi fa piacere. Questa mattina non hai un'orchestra, perché io ero prima a fare le camere cyberstempo, allora devo dire anche quello. E sono entrata adesso e ho visto questo signore con questa ragazzina, che non ti dico quanto è brava la manualità di quella ragazzina lì, quanto è composta, è una meraviglia. Poi una tenerezza col suo papà, no? Quel signore lì. Ecco, è una tenerezza immensa. Stamattina è cambiato così, ma è cambiato benissimo, mamma mia. Ma guarda, sono davvero, io poi ho 8 nipotini, sono anche bisnonna, quindi mi fa tanta più tenerezza ancora. Però sono bravissimi, papà e ragazzina. Ma guarda, adesso il fatto che non ci sia un ospite musicale, non è che ci sia sempre l'ospite musicale. Quest'oggi diciamo che il cuoco ufficiale era il sindaco di Luzzara, Andrea Costa, l'ospite, anche se non è musicale, è sua figlia. Salutiamo la signora e la ringraziamo, la signora da Toano. Riusciamo ad andare molto d'accordo, la che Giorgia bello. E io. Guarda, è un,
è uno spettacolo. È perché... stato l'imprinting che appena aperto gli occhi mi ha visto a me, si è affezionato, quindi andiamo d'accordo. Grazie comunque Anna da Troano, mi fa piacere. Ascolta Fulvio, dimmi. Io vorrei solo avere il cambio dalle 11 a mezzogiorno, anche dalle 10 e mezza, per seguire queste ricette di sempre. E anche i capelletti, l'hai detta giusta, sono buoni i capelletti di ogni famiglia, perché secondo me ti dico anche questa. In più, sai cos'hanno? La tenerezza delle nostre nonne, delle nostre mamme, hai capito? Certo. E loro sono più buoni per quello, magari non sono i più buoni quelli delle... di qualsiasi mamma, ma hai capito cosa ho voluto dire? Ma ho capito benissimo, guarda, io vengo da mia madre, cioè, pace la mia sua, faceva dei cappelletti o dei atomi, per me, perché sono nato con quel sapore, sono le prime cose che mi ha fatto ascoltare, assaggiare, quindi sono sicuramente per me i più buoni. È normale che chi è nato da un'altra famiglia abbia assaggiato dei sapori diversi e ritenga quelli migliori di tutti. È così, non c'è mai, ci sono delle regole, diciamo così, in cucina, ma alla fine quello che conta è il tuo sapore personale, si apprezzi o no. Perché in più c'è l'amore di ogni famiglia. Bravo. C'è in più dentro. Io l'ho capita bene quella cosa lì, cioè magari non sono i migliori, però sono i migliori per quello. Beh. Ti dico questa, la mia nonna, per farti un esempio, faceva le frittelle di patata grattugiata, patata cruda. No, e frittelle... c'era solo patata cruda. Ascolta, patata cruda, un po' di uovo, un po' di noce moscata, un pochino di noce moscata e un cucchiaio o due di farina secondo quello che è il formaggio, perché quello c'era sempre, avevano le mucche anche allora. Per te era il piatto più buono del mondo. Sai cosa facciamo noi? Le frittelline della nonna, secondo te, sono le più buone del mondo? No, ma... però ne mangiamo dei gran piatti. Ma assolutamente. Perché se ci ricordano l'amore della nostra nonna. Ma infatti, per ma quello. Infatti. Oltre a mantenere la tradizione, perché una volta magari c'erano delle ricette che adesso non si fanno più, però nel tuo cervello hai memorizzato certi sapori che ti ricordano certe cose ed è bello averli. Grazie Anna, ti auguro una buona Pasqua, buona giornata anche a te. No, oggi adesso non è che l'ospite musicale, no, magari Anna sarà, sì, l'ospite musicale c'è spesso e volentieri. Oggi abbiamo preferito, ma succede altre volte, dedicarci più che alla musica, dedicarci alla presenza di Andrea Costa, che è sindaco, è un politico, quindi alla vigilia di Pasqua parlare un po' di quelli che sono gli argomenti che interessano di più al nostro pubblico, ma soprattutto ripresentarvi, ne abbiamo approfittato perché ci sono le vacanze di Pasqua, perché Giorgia Costa per noi ormai è una star. Non montarti la testa, però. Noi abbiamo dei saluti. Avremmo dei saluti. Ma li facciamo, poi mandiamo la pubblicità. Allora, dobbiamo salutare Sara e Chiara da Novellara, che ci stanno guardando in televisione. Ecco, è un'altra Sara rispetto alla mia piccolina. Poi dobbiamo salutare Marino e tutta la casa di riposo di Luzzara. Ah, Marino era venuto qua in dicembre. Che era venuto con noi in dicembre, stamattina non ho potuto portarlo con me perché poi ho degli altri impegni, però insomma la prossima volta cercheremo di farlo venire insieme alla Giorgia e me a Telereggio. E poi anche tu hai dei saluti da fare, se non sbaglio. Saluti da fare a tutta la mia classe, la prima D di Luzzara. E, saluto tutta la mia scuola, i miei professori che mi stanno guardando e la mia preside. Perfetto, ti è già arrivata la prima pagella? Sì. Pagella sì, è arrivata. No, perché io secondo me tu sei brava, perché io non capisco le cose al volo. Dimmi che voti avevi, dai. Allora, non me lo puoi dire? Dimmi il più basso, qual era? Il più basso era 7. Dove? In inglese. Non ti piace l'inglese? Non ti piace l'inglese? No. Vabbè, giusto, vabbè, sei portato. Invece il più alto qual era? 10. In? 10. In... Non ti ricordi? No, non mi ricordo. Vabbè, niente, dai. Comunque ha preso 10 in condotte e 7 in ginnastica. Ma è imbarazzante. Comunque. Cioè, 7 in ginnastica e 10 in condotta. Io gli ho detto, fai un po' più arrabbiare e... divertiti un po' più a ginnastica, come faceva il papà, che un pochino faceva arrabbiare a scuola. Beh, il papà, però scusa, invece di fare ginnastica se mettessero un po' di cucina nelle scuole. Sai che qua a Reggio c'è l'Istituto Motti dove insegnano a cucinare. Magari se invece di educazione fisica, perché in cortile e ci va poi chiunque, invece di educazione fisica facciamo educazione alimentare, non sarebbe una materia... Lì non c'è storia. Allora, vedi? No. Per quello. Allora, siamo in ritardo con la pubblicità.
Due minuti, ritorniamo subito con voi. Prima naturalmente parliamo di quello che succede alla Villa dei Glicini, perché anche qua ci sono tante belle cose per Pasqua. Ieri sera c'è stata una bellissima serata con Marco Gavioli. Domenica prossima, no, arriva Giorgio Manetti. Uomini e donne, avete presente questo bel signore? Comunque vediamo lo spot, dopo ne parleremo. State con noi tra poco.